che alla fine dello scorso anno, leggendo una rivista femminile, ho trovato che era stata premiata una suora salesiana di 38 anni con il premio La donna più coraggiosa, la donna dell'anno, questo premio veniva consegnato ogni anno da Melania Trump ad una donna che si era particolarmente distinta per azioni di coraggio. E si trattava nel 2018 di una suora salesiana di 38 anni, direttrice dell'ospedale di Damasco. Una notiziola così, che poteva anche passare inosservata. E mi sono ricordata che la fondatrice di questo ospedale di Damasco, in cui tuttora svolgono servizio le figlie di Maria Ausiliatrice, era proprio Maria Serena Negri, una donna medese, che forse è vissuta nell'ombra, ma era forse il caso di ricordarla particolarmente. E da qui è nato se vogliamo, questo rapporto, sollecitazione no, perché il sindaco ha subito aderito molto volentieri. Abbiamo con noi la dottoressa Suor Paola Cuccioli, che ringraziamo particolarmente per essere venuta a Mede con le sue consorelle. Suor Paola è nata a Pavia, quindi la sentiamo un po' anche nostra. Si è licenziata presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione, Ausilium a Roma, in Storia della Chiesa. È una storica della Congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice, è responsabile dell'archivio storico della Congregazione e ha pubblicato due libri molto belli, uno recentemente, direi qualche mese fa, poco prima di Natale, proprio sull'argomento Archivi e Memorie di Santità. E l'altro, invece di qualche anno fa, è Donne tra Beneficenza ed Educazione. Tutti e due editi dalla casa editrice LAS, Libreria Ateneo Salesiano. Ecco, lei ci illustrerà, perché ha avuto la possibilità di vedere anche le carte, qualcosa in più di quello che noi già conosciamo della goitese Maria Serena Negri. Grazie, Sor Paola. Grazie.